Eccoci qua, ben rivisti e buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo con gli allenamenti. Come sapete abbiamo interrotto gli allenamenti sull'altro canale, su Sette Bello Training, ma continuerete a trovare i vecchi allenamenti là. E riprenderemo su questo mio canale, perché adesso riprenderò comunque con gli allenamenti, ci sarà per quasi 2 mesi sarò fuori, ma quando potrò caricherò dei nuovi allenamenti. Oggi, per inaugurare il canale The Champions Trainer, faremo insieme l'allenamento in diretta. E poi li comunicherò tramite social gli allenamenti e potrete vederli sul canale YouTube. Ok? Allora, come prima, non abbiamo bisogno di tanti attrezzi, ok? Allora, abbiamo bisogno innanzitutto del nostro corpo e, come al solito, vi ricordo di scaldarvi bene, ok? Prima degli appuntamenti, comunque almeno un quarto d'ora di riscaldamento. Gli attrezzi per oggi sono 2 pesi, 2 manubri, ok? Ormai possiamo anche andarli a comprare se non l'abbiamo. Una volta, per chi non l'aveva a casa, usava delle bottiglie ripiene, ok? 2 manubri, un corpetto, uno zaino zavorrato. Vi ricordate, facevamo con uno zaino magari pieno di libri, altrimenti possiamo ordinare ora un corpetto o possiamo andarlo a comprare. E nient'altro, per oggi non ci serve nulla, quindi ci serve due pesi, 2 manubri, un peso singolo un pochettino più grande, io ho una palla medica, e uno zaino oppure un corpetto, uno zaino zavorrato. Oggi faremo i soliti 3 circuiti, circuiti che facevamo durante gli altri allenamenti, e li ripeteremo. Ogni circuito verrà ripetuto 4 volte. Questo è il primo circuito, che poi vi mostro piano piano gli allenamenti e gli esercizi. Allora, piegamento sulle braccia con estensione gamba, ok? Sono 10, dopodiché 10 jerk and press, ci servono 2 manubri, tanto che spiego, preparatevi la roba. Dopodiché 15 jackknife, io ho la fitball, per chi non avesse la fitball ne fa 16, 6 più 6, e 20 chiusura libretto da supini. Allora, piegamento sulle braccia con estensione gamba, è questo. Faccio un piegamento e estendo una volta una gamba, una volta l'altra. Dopodiché jerk and press, 2 manubri, piego le gambe e spingo mentre vengo su, ok? Mentre vengo su, porto sulle braccia, si parte con gli avambracci verso il petto, ok? Questo è il movimento da fare. Esplosivo, tutto lavoro esplosivo. Jackknife, io ho la fitball, quindi ne farò 15 ripetizioni con tutte e 2 le gambe. Chi non ha la fitball, una gamba su una sedia, lavora prima con una, 8, e poi 8 con l'altra, ne fa 16. Chiusura libretto, supini, ok? Si solleva il busto e solleviamo tutte e 2 le gambe. E se avete domande, fatele ora, perché partiamo. Preparatevi l'acqua, tenete l'acqua vicino a voi. Allora, ripeto, 10 piegamenti sulle braccia, estendendo le gambe, quindi 5 volte estendo una gamba, 5 volte l'altra. 10 jerk and press, 15 jackknife o 16 per chi non ha la fitball, 20 chiusura al libretto, 4 volte di fila. Si parte, eh? Si parte, eh?
Mettiamo un po' di musica. Pronti? Dieci piegamenti, via, vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Jerk and press. Pronti? Vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, jackknife. Vai, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, quindici. Se non avesse la palla ne fa sedici. Chiusura al libretto. Vai, uno, due, sono 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, secondo giro, sono 4 giri, Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prossimo, vai, pronti, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, si va di fretta. Vai, due, su, tre, tutto fallare, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, dai, vai a toccare i piedi, vale, terzo giro, vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto,
Sale! Yes. Vai! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Da crei! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Ci sono il libretto? Pronti? Vai, vedi, su uno, due, tre, quattro, cinque, sei, dai, su sette, su otto, nove, dieci, su uno, andiamo a toccare i piedi, due, su tre, butto fuori, fuori, quattro, cinque, sette, otto, nove, ultimo giro, pronti? Vai, dieci, dieci piegamenti, vai, su uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, take a press, vai, due, vai, limitare la cadere a sinistra, tre, cinque minuti, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, jackknife, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro. Ci sono libretto? Quanti? Vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, buono. Primo circuito finito. Recuperiamo i nostri 5 minuti. In questi 5 minuti recuperiamo. Il recupero va fatto sempre o con il busto eretto da seduti o in piedi, ok? E lavoriamo bene con la respirazione, possibilmente diaframmatica. Prendere col naso, gonfio prima la pancia, poi il torace,
da affaticato ovviamente più difficile, butto fuori, prendo aria, prima la pancia, poi il torace, butto fuori, ok? L'importante è non stiamo chiusi, perché il diaframma lavora male se sto chiuso mentre recupero, ok? Anche quando fate sport, per noi pallanuotisti stiamo in panchina e spesso stiamo così quando usciamo, cerchiamo di stare col busto retto, eh? Allora, questi allenamenti non sono solo per i pallanuotisti, eh? Per tutti gli sportivi, per tutti gli sportivi e anche non sportivi. Allora, recuperiamo i nostri 5 minuti. Intanto vi mostro l'altro circuito. Circuito numero 2. Facciamo 8 volte. Prima ve lo faccio vedere. Otto volte, un piegamento sulle braccia, poi vengo su in piedi con una spinta e faccio 4 volte bicipiti e giro. Poi 10 volte affondo con balzo e rotazione, cambiando gamba, ok? Con un peso, ok? 5, 10, 15 kg, fate voi. Iniziamo con 5 kg oggi, un peso qua. 20 secondi. Braccia e gambe alternate da proni, ora farò vedere, pancia in sotto, muovo le gambe a stile, le braccia alternate tese, e 30 secondi squat sumo isometrico. Allora, faccio vedere, piegamento più bicipiti a giro. Devo avere due mani in mano, vedete da qua Instagram. Allora, due mani in mano, piego, vengo su, 1, 2, 3, 4, ok, bicipiti a giro, per 8 volte, piego, 1, 2, 3, 4, poi 10 volte, affondo con balzo e rotazione, si ruota dalla parte libera, ho il peso in mano da qua, vengo giù e cambio gamba, ora ho la sinistra avanti, vedete? Ruoto di qua, peso in mano, salto, scendo, ho la destra, salto, scendo, ho la sinistra, quindi una volta mi troverò con la gamba destra avanti, una volta con la gamba e coscia sinistra, poi da prono, 20 secondi, gambe stile, braccia alternate. Poi squat isometrico, sumo, fermi in questa posizione per 30 secondi. È chiaro per tutti? Allora, 4 volte di fila. 8 piegamenti con 4 bicipiti, quindi faccio per 8 volte un piegamento e 4 bicipiti a giro. Poi 10 affondi con balzo e rotazione, 20 secondi braccia e gambe alternate da proni, 30 secondi squat sumo in isometria, ok? Continuiamo a recuperare e poi riprendiamo, eh? Se ci sono domande fatele ora. Iniziamo, 4 volte di fila, 8 piegamenti più 4 bicipiti a giro, 10 affondi con balzo e rotazione, 20 secondi braccia e gambe alternate da proni, 30 secondi squat sumo isometrico, un minuto e ricominciamo. Allora, cerchiamo di fare tutti gli esercizi alla massima esplosività, ok? Ovviamente con la tecnica esatta, la tecnica corretta. Ovviamente quando saremo affaticati perderemo un po' in qualità, la tecnica andrà un po', diciamo, a essere meno efficace, ma proviamo a mantenere sempre una tecnica corretta.
anche perché con una giusta tecnica sicuramente rischieremo meno di farci male e sicuramente saremo più prestativi. Si parte, eh? Gambe divaricate. Dai, sulla la piazza. Forti le gambe, forti. Addome contratto. Glute contratto. Secondo giro, vai, pronti, vai, esplosivo, 1, 2, 3, 4, vai, giù, 2, 1, 2, 3, 4, vai, 3, 1, 3, 4, vai, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, vai, 6, 1, 2, 3, 4, 7, vai, vai, 1, 3, 4, bravi, no, affondi, peso, vai, 1, ruoto dal lato libero, 2, rotazione, vai, 3, vai, 4, vai, 5, salto, 6, salto, 7, salto, 8, salto, 9, salto, 10, frani, 20 secondi, pronti, via, yeah.
Qualcuno lo sapete qua? Pronti? Vai! Gambe divaricate. Ombelino in dentro. Pavimento per il primo contratto. Andiamo gli organi genitali in dentro. Trasverso dell'addome contratto. Piano piano, se riusciamo, scendiamo. Riuscendo, più lavoro sulle gambe, ovviamente. Vai, terzo giro. Pronti, esplosivo, dai. Su, vai, uno, due, tre, quattro, vai. Vai, uno, due, tre, quattro, vai. Tre. Vai. Quattro. Uno, due, tre, quattro, vai. 5, 1, 2, 3, 4, vai. 6, 1, 2, 3, 4. 7, 1, 2, 3, 4. 8. 10 affondi. Con rotazione, vai. 1. Due, facciamo bene col busto, andiamo a rotare col busto, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, bravi, vai. Dai, 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 dai! Qua su, andiamo col petto, con lo zaino, 30 secondi, vai! Colonna piatta, non stiamo così, non stiamo cipotici! Giù, 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 dai. Dai, ultimo giro. Pronti? Vai. Uno. Vai. Due. Due, tre, quattro. Vai, esplosivo. Tre. Uno, due. Quattro, vai, quattro, vai, cinque, vai, sei, sette, otto. Dai, vai, affondi, su, uno, dai, tre stanti, dai, due, tre stanti, dai, tre, non vogliamo, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, droni, vai. 20 secondi. Bruno i contratti. Scapole in dentro. Braccia tese.
dai, squat sumo. Vai, 30 secondi. Giù, giù, guardiamo, giù, giù. Non rimaniamo in apnea. Respiriamo. Ok. Benissimo. Secondo circuito fatto. Secondo circuito fatto. Ok. Recuperiamo i nostri 5 minuti, 5 minutes, e beviamo un po' d'acqua. Ricordo che tutti i tipi di atleti possono fare questo allenamento, questi allenamenti a secco, ok? Noi ci siamo abituati a farli durante il periodo di quarantena perché non avevamo particolari attrezzi a casa. Tutti questi esercizi però si possono fare con dei sovraccarichi molto più elevati, ok? Sono quasi tutti esercizi dove vengono coinvolti tutti i muscoli. Dobbiamo imparare a usare tutti i muscoli del nostro corpo. Allora, intanto faccio vedere il terzo circuito. Terzo circuito. Terzo e ultimo circuito per oggi. 30 secondi tenuta in verticale sulla testa. Ora farò vedere. Chi non riesce a farlo sulla testa può fare la verticale con le mani a terra e i piedi al muro. Ok, ora farò vedere. Farò vedere. Poi 10 roll up. Ci servono due manubri o due bottiglie o un asciugamano. Vi ricordate un asciugamano arrotolato, perché le braccia devono rullare avanti e dietro. Poi 10 remate da posizione Superman, quindi ci serve ora una sedia oppure un cubo, e 45 secondi di plank. Questo lavoro è molto concentrato sul core, su tutta la fascia addominale, lombare, glutei, paravertebrali. Allora, faccio vedere piano piano mentre recuperiamo gli esercizi, Allora, la tenuta in verticale, ruota un po' il telefono, che mi servirà anche la parete. Per chi ci riuscisse, 30 secondi così, testa a terra, mani dietro la nuca. Chi non ci riesce può fare la verticale al muro. Verticale al muro. Ok, poi roll up. Dobbiamo prendere due manubri. Due manubri. Ginocchia a terra. L'abbiamo visto tante volte. Ma per chi è nuovo, vengo avanti e torno su, tutta questa parete contratta, glutei, trasverso dell'addome, scapole, ok? Poi remate da posizione Superman. Posizione Superman, gamba destra, manubrio sul braccio sinistro, remo. Gamba destra distesa, manubrio a sinistra, remo. 10 e 10. E 45 secondi di plank. Plank lo conosciamo tutti. Plank. Ok. Non so se ci sono domande. Se ci sono domande, fatele ora. Continuiamo il recupero e poi partiremo. Sono 30 secondi di verticale, o sulla testa o con i piedi al muro. Dopodiché 10 roll up. Ok.
grande lavoro sulla parete addominale. 10 di 10 remate da posizione Superman, 45 secondi di plank. Tutto chiaro? 4 volte di fila. Stiamo sempre recuperando. 30 secondi di tenuta in verticale o sulla testa o con le gambe al muro e sulle braccia. 10 roll up. 10 di 10 remate da Superman, 45 secondi di plank. Non credo abbiate domande, sono tutti esercizi che conoscete. Per i nuovi, per chi fosse nuovo, piano piano impara a fare gli esercizi, tanto comunque il lavoro sarà caricato sul canale YouTube o rimarrà come storia su Instagram. Stiamo per partire, Ripeto per l'ultima volta, 4 volte di fila, 30 secondi tenuta in verticale, 10 roll up, 10 più 10 remate da posizione Superman, 45 secondi di plank. Partiamo, eh? Grazie per aver ascoltato Spotify. Allora, aspettiamo ancora qualche secondo. Mi raccomando, attenzione con la verticale, Per chi non ce la facesse, fa due volte il plank. Contratta tutta questa zona, trasverso dell'addome, glutei contratti, ok? Ci siamo! Vai! Pronti?
Vai! Tutti i muscoli contratti, non mi rega che entro più dei contratti. Leggera cifosi dorsale, leggera. Non è che dobbiamo stare col sedere alto, sedere all'altezza delle spalle. Non stiamo con le scapole troppo a toppe, petto scende, un po' di cifosi dorsale. Dieci secondi. Wow. Secondo giro. Verticale. 30 secondi. Pronti? Possiamo anche aprire e chiudere, possiamo anche variare, trovare soluzioni differenti. Roll up! Dai, mani sui manubri, vengo avanti. E torno su, contratto, uno. Tutto il contratto, dai. Due. 3 4 5 6 7 8. Una doppia espirazione, tutto fuori l'aria qua e tutto fuori l'aria qua. Mi sembra che manca uno, tutto fuori e tutto fuori, mandando su. Rimate da Superman, dai. Dai, bel lavoro sul corpo, molto lavoro sul corpo. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Ginocchio destro, gamba sinistra distesa, piede a martello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plank. Siamo contratti, respiriamo, non rimaniamo in apnea, respiriamo, glutei contratti, contraete i glutei, vedete come cambia l'esercizio, un bellico indietro, pavimento pelvico contratto, terzo giro, verticale, pronti, vai. Capita, capita, dai, si riprende. Oh.
plastic condenses. Man hurts when you fight in flames. Set it in flames, go from free to the range. You can't hear like a train, shut up your brain. Release the same cup, so the brain comes with the whole group. Hold up!10, vai con plank, 45, via. Dentro, respirate, ultimo giro, verticale. Listening to what they been saying, I'm about to cut off this filter cause I got something to say. And I took like 25 shots for some rebel. I'm faded, but they don't tell me what they knew. Because you know, I'm making like this shit down. I don't wanna have no beef, I don't wanna pack no heat. That damn goddamn, I'm about to grab that seat. And nobody mad at me, like, oh my god, I'm about to be tweaking like they've been at it till I got a dream in hand. Everyone's talking to me, something's happening. We never saw what they're in command. B.I.G. the way I'm flying. Pronti? Gamba distesa, piede a martello, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, gambe. Vai, 1, 2,
5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Brava. Vai. Quando facciamo il plank possiamo anche volendo estendere una gamba, aumenta il lavoro sul gluteo sinistro, in questo caso, ma si sovraccarica un pochettino di più, non so se l'inserzione del quadricipite destro si cambia. E sto benissimo, benissimo. Allora, abbiamo finito per oggi. E come detto, come promesso, gli allenamenti continueranno. Adesso per impegni di lavoro non so con quale continuità, ma li caricherò sul mio canale. Allora, e l'ho voluto chiamare così non per presunzione, non perché si devono allenare soltanto i campioni. Tutti noi siamo campioni di noi stessi. L'importante è migliorarsi. Se oggi non riesco a fare un piegamento sulle braccia, ma lo riesco a fare con le ginocchia a terra il piegamento, e domani farò un piegamento sulle braccia normale, avrò migliorato. È un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Se oggi non riesco a fare la verticale, domani sì, è un grande passo avanti. E così, come abbiamo visto dall'inizio del nostro percorso ad oggi, no? Avete visto su voi stessi, vi avete scritto in tanti i vostri miglioramenti. Dobbiamo fare un percorso su noi stessi, ok? E imparare nuove cose per poter poi riportare o al nostro sport o per la nostra salute. Non dobbiamo essere per forza dei sportivi. Allora, vi farò sapere quando sarà il prossimo allenamento, e non penso che sarà una diretta perché comincerò gli impegni con la nazionale di pallanuoto, magari lo caricherò, ok? Un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima, ok? Sì, sarà su Facebook il nome che ho dato al canale, The Champion Trainer, ok? Ciao ciao!